Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Ci troviamo all'interno della settimana dell'amministrazione aperta e come Formez stiamo organizzando diversi webinar sui temi appunto legati all'amministrazione aperta. Benissimo, già vedo che siete tantissimi, siete 175. Allora, vi ricordo che questi webinar, in particolare quelli del turno di mezzogiorno, sono organizzati nell'ambito di una convenzione con Agid, Italia Login Servizi Digitali. Abbiamo organizzato un webinar al giorno, quindi 5 webinar, questo è il quarto, e i temi sono quelli legati alla crescita digitale, all'innovazione digitale. Il tema di oggi si focalizza proprio su un tema della settimana dell'amministrazione aperta, ovvero la trasparenza, ma quello che ci interessava esplorare è l'equilibrio tra privacy e trasparenza, un equilibrio diciamo dinamico perché in molte situazioni non sappiamo mai qual è il confine tra questi due mondi. Allora, vediamo il programma di oggi. Abbiamo con noi Daniela Maria Intravaia dell'Agenzia per l'Italia Digitale che ci parlerà del principio della trasparenza per l'apertura delle amministrazioni verso i cittadini. Seguirà l'intervento dell'avvocato Matteo Trapani che ci parlerà del necessario bilanciamento tra trasparenza e riservatezza dei dati personali. Quindi diciamo un po' ci porremo questa domanda, come risolvere il potenziale conflitto tra questi due diritti, che sono la trasparenza e la protezione dei dati, e cercheremo appunto di capire qual è insieme, qual è il confine, perché diciamo poi la realtà dei fatti ci porta sempre a riflettere a questa linea di demarcazione che non ben netta, a cui cercheremo appunto attraverso l'esperienza di Agid di rispondere a questa domanda. Quindi mi piaceva anche questa immagine evocativa dell'incontro tra Oceano Atlantico e Oceano Pacifico. Allora, gli altri webinar che si sono svolti durante la settimana li potete vedere nella parte alta di questa slide, quindi se volete vi potete andare a vedere le registrazioni e le slide che sono state condivise dai nostri relatori. Oggi appunto parleremo di trasparenza e privacy, domani invece abbiamo un appuntamento sugli strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali. Parleremo in particolare di community e di riuso software delle linee guida redatte da Agid sul riuso dei software, che insomma sono anche un modo, insomma l'open source richiama poi le comunità di sviluppatori software. Quindi abbiamo legato questi due temi, legandoli poi al tema della partecipazione che è molto importante nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta. In totale come Formez PA abbiamo organizzato 11 webinar per questa settimana, quindi volendo cliccando su questo link vi potete andare a vedere gli altri webinar organizzati, le registrazioni o quelli che si svolgeranno tra oggi e domani. Sul sito invece opengov.it dedicato alla SA potete trovare tutti gli eventi che si svolgono in questa settimana, anche a livello di mappa. Sono stati organizzati 359 eventi, tantissimi in tutta Italia, in presenza e online, quindi potete andarli a esplorare sul sito della SA. E anche a livello internazionale si stanno organizzando degli eventi, quindi su questa mappa potete vedere anche a livello internazionale, è stata un'iniziativa partita dall'Italia che poi si è diffusa in tutti i paesi, quindi ci piace ricordare che oggi la SA si svolge anche nel mondo, in diversi paesi. Allora, il quarto piano d'azione verrà pubblicato domani sul sito appunto opengov.it, quindi potete andarlo a consultare e anche a dare un vostro contributo in quanto è messo in consultazione da domani. È stato redatto in modo partecipativo e in questo articolo che vi segnalo in questa slide con questo link potete anche andare a vedere qual è stato il processo che ha portato alla redazione di questo piano. Inoltre, quindi, se volete rimanere aggiornati sui temi dell'open government e sulla SA, potete seguire l'account Twitter Open Gov Italy. Scusate.
E in questa settimana densissima di eventi è stato pubblicato anche il piano triennale per l'informatica per la pubblica amministrazione, quindi potete consultarlo a questo link. Questo mappa del nuovo modello strategico ci servirà appunto anche per progettare e favorire sempre l'innovazione digitale nelle pubbliche amministrazioni, quindi anche i prossimi webinar saranno progettati sulla base di questo nuovo modello strategico. E è stata creata da Agida anche una guida dinamica del piano triennale, quindi attraverso questi link che vi ho condiviso potete andarla a consultare. Allora, non voglio prendere troppo tempo al web. Di oggi e vi ricordo che le slide dei nostri relatori e la registrazione verrà pubblicata sulla pagina dell'evento di oggi, quindi in questo link qua troverete slide e nel pomeriggio la registrazione del webinar. Quindi io direi a questo punto di partire, chiedo a Daniela Maria Intravaia di attivare la sua webcam e il suo microfono in modo che Buongiorno entriamo Michela, buongiorno a subito tutti. nell'vivo Ringrazio del tema di oggi. Comet Buongiorno. per aver organizzato questo webinar e avermi invitato. Ringrazio tutti i partecipanti, che so essere numerosi, e spero che riusciamo a presentarvi queste tematiche di oggi nel modo corretto. Vorrei infatti premettere che non abbiamo affatto, come Agid e come Formez, abbiamo concordato questo titolo per il seminario, non abbiamo la pretesa di poter dire una parola definitiva su una tematica così importante. Rimangono a presidio della materia soprattutto le rispettive autorità indipendenti, l'autorità anticorruzione e dall'altra parte il garante della protezione dati che possono dire parole ultimative su questi argomenti. Tuttavia, l'idea nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta era quella di, scusate, presentarvi un po' un caso d'uso, il caso dell'Agid, che si trova, come tante altre amministrazioni, a dover dare attuazione agli obblighi previsti da un lato dalla normativa sulla trasparenza, finalizzata ovviamente all'anticorruzione, e dall'altra parte tutti gli obblighi legati al cosiddetto GDPR, cioè il Regolamento Generale sulla Protezione Dati 679 del 2016, entrato, come sapete, in piena applicazione lo scorso anno per tutti gli Stati membri, il 25 di maggio. Ora, queste normative, premetto subito, tutti noi operatori interni della pubblica amministrazione, chi è come me dirigente, ma i funzionari, gli operatori anche di base, li vivono purtroppo come un'aggiunta di carico, perché oltre al servizio primario che dobbiamo svolgere, rivolto al cittadino o ad altra amministrazione, ci troviamo poi con una serie di adempimenti previsti da queste normative così importanti. Però, se riusciamo a viverle in ottica di contributo alla qualità dei nostri servizi, visto che ci obbligano ad avere attenzione particolare all'output, che per noi in genere sono documenti, atti, interazioni con gli utenti, ma comunque sono sempre degli output che devono rispondere a criteri di massima qualità, allora vediamo che ci possono dare un aiuto piuttosto che costituire un mero aggravio. Inoltre, dico qualcosa che è sicuramente noto a tutti coloro che si sono iscritti a questo seminario, perché vuol dire che se si sono iscritti hanno già una sensibilità particolare sulla rilevanza di questi argomenti, sono tematiche che ci devono aiutare a ribaltare l'ottica che in passato nella pubblica amministrazione era quella di essere chiusi in una torre d'avorio, chiusi a fare il nostro lavoro, cercando sempre di dare il meglio evidentemente di noi ai nostri destinatari finali dei rispettivi servizi, ma quest'ottica nuova che vede l'apertura, la trasparenza,
il rivolgersi al cittadino, all'impresa non come a sudditi, ma come coprotagonisti della vita sociale di un paese, è qualcosa che ci porta verso una visione evolutiva che speriamo contribuisca ad avvicinare un po' il nostro paese a società un pochino più avanzate, più moderne, come sono ad esempio quelle del Nord Europa, con le quali ci dobbiamo sempre più confrontare, sia dal contesto dell'Unione Europea, sia negli altri scambi, anche solo commerciali o di qualunque tipo di relazione ci troviamo a vivere. Anche solo perché fortunatamente abbiamo ospiti stranieri dagli altri paesi o se siamo studenti nell'ambito universitario ne incontriamo tanti. Quindi ecco che vi ho già un po' anticipato qual è la visione, che voglio portare oggi, a tutti voi. E naturalmente queste due tematiche hanno una particolare incidenza in un contesto che è sempre più digitalizzato, perché sia la trasparenza sia il diritto alla protezione dei dati personali hanno comunque come oggetti principali dati e ci troviamo in un mondo nel quale questi dati ormai vengono anche venduti, vengono tesaurizzati e tutti noi dovremmo anche abituarci a considerarlo il nostro principale tesoro. Perché, come vedremo, è un tesoro che se maneggiato in modo inadeguato rischia di essere disperso, rischia di andare, ad essere conosciuto in aspetti che riguardano invece magari la persona umana, la persona fisica e che dovrebbero essere invece oggetto di massima tutela. Ora, trovare un bilanciamento tra questi principi non è sempre facile. Vi anticipo quella che poi sarà un po' la mia conclusione, non è possibile stabilire a priori se vi sia una preminenza dell'uno o dell'altro, hanno, come dire, pari dignità. I casi di potenziale bilanciamento da effettuare vanno risolti in concreto, a mio parere. E io vi porterò quella che è stata l'esperienza mia personale come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'Agenzia per l'Italia Digitale, perché nell'ambito del mio lavoro quotidiano anche di RPCT, ho dovuto rispondere a degli accessi e mi sono ritrovata qualche volta a richiamarmi, appellarmi ai criteri di riservatezza per delimitare perlomeno le risposte che dovevo dare. In tutto questo, non sfugge a nessuno e siamo nella settimana dell'amministrazione aperta che celebra proprio questo tipo di evoluzione, stiamo andando sempre più verso un mondo dove le pubbliche amministrazioni dialogano continuamente con il cittadino e l'impresa e quindi dobbiamo essere preparati a queste novità. Naturalmente, non c'è dubbio, e io stessa lo vivo, questo aspetto, queste normative impongono anche dei carichi aggiuntivi. Il legislatore però non è stato improvvido perché comunque ha richiamato nella stesura delle norme, in particolare sulla trasparenza, anche i criteri di buon andamento e quindi in qualche modo ci invita anche a bilanciare con la sostenibilità dei carichi il discorso delle richieste che dobbiamo affrontare. Così come è precluso in qualche modo, l'ha detto la legge, ma poi lo dice anche l'ANAC, di effettuare alle pubbliche amministrazioni richieste che suonino come meramente esplorative o defatigatorie. E quindi su questo, come operatori di pubblica amministrazione, qualche strumento di freno lo abbiamo. Ora, certamente, ci sono poi dei punti, come dire, limite, delle zone grigie nelle quali può essere particolarmente difficile rispondere poi alle richieste di accesso che ci vengono fatte. Per esempio, quando si tratti di richieste aventi a oggetto atti preparatori di definizioni, decisioni, determinazioni della pubblica amministrazione, perché
A mio avviso, per esempio, questo ve lo dico come mio punto di vista personale, maturato con l'esperienza ormai di più di 2 anni da che ho questo incarico, è opportuno che la volontà dell'amministrazione si sia perlomeno conformata minimamente, cioè ci deve essere almeno una minuta di provvedimento che abbia già in sé elementi costitutivi importanti come la motivazione o altro. A mio avviso, comunque, va esercitata particolare cautela nella esposizione di atti preparatori, perché potrebbero risultare anche fuorvianti nei confronti dei nostri destinatari. Per quanto riguarda poi la finalità di questa normativa sulla trasparenza, che un pochino, diciamo, appesantisce la nostra azione per gli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti che siamo tenuti a postare costantemente sulla cosiddetta sezione dell'amministrazione trasparente che ogni amministrazione è tenuta ad avere sul proprio sito web ufficiale, istituzionale. Ora, sicuramente c'è questo aspetto, però non dimentichiamo che questo ha fatto sì che proprio grazie a una normazione particolarmente attenta su questi aspetti abbiamo guadagnato un pochino in immagine a livello internazionale, visto che è riconosciuto universalmente che il complesso delle nostre normative anticorruzione e pro-trasparenza ci mettano all'avanguardia nel contesto internazionale, appunto. Insieme, per esempio, all'avere una autorità nazionale anticorruzione che rappresenta pur sempre un baluardo a tutela di questi aspetti. Rimane molta strada da fare. Per esempio, a mio avviso, il fatto che la corruzione a tanti livelli internazionali, come per esempio da organismi importantissimi quali è Transparency International, che svolge un lavoro di osservatorio dal punto di vista della società civile, se volete, su queste tematiche, ecco. Ci sono ancora dei punti di miglioramento. Per esempio, molti di questi organismi misurano la corruzione basandosi sulla cosiddetta percezione. Ora, io faccio una personale campagna su questo, devo dire in ottima compagnia, per esempio col Ministero degli Esteri, che ha istituito un tavolo presso la Direzione Generale Mondializzazione che si occupa di questi temi, e dove vedo che c'è convergenza su quest'idea da parte loro come da parte di tante altre amministrazioni. Noi avremmo come paese tutti gli strumenti, tutte le informazioni a disposizione per passare dalla misurazione della percezione della corruzione alla misurazione dell'effettività degli eventi corruttivi e del fenomeno appunto della corruzione. Dove li abbiamo? Li abbiamo nelle banche dati dei soggetti che fanno investigazione. Mi riferisco per esempio allo SDI, il sistema che contiene tutti i dati di denuncia da parte dei cittadini, gestito dalle forze dell'ordine. In particolare, lo utilizzano carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza ed altre, e la polizia penitenziaria. Una volta c'era anche la Polizia Forestale, che però, come sapete, è stata accorpata al Corpo dei Carabinieri. E poi, addirittura, questo se si volesse andare a misurare le denunce. E poi, a livello giudiziario, ci sono tutte le banche dati del contesto penale, della giustizia ordinaria, e lì addirittura si potrebbero misurare a livello di stato del procedimento il numero di denunce pendenti presso le procure della Repubblica, oppure i procedimenti pendenti in primo grado presso i tribunali, quelli pendenti in secondo grado presso le corti d'appello. Quindi su questo io penso che bisognerebbe fare una riflessione più ampia a livello internazionale. Tra l'altro è notorio che basarsi sulla percezione crea una situazione da, come posso dire, goccia che cade nel lago e si propaga, per cui basandosi sulle impressioni e sul sentito dire, il solo, avere
aspetto di sapere che c'è una percezione negativa su questo nel nostro paese, comporta che altri interrogati, intervistati sul tema, possano appiattirsi su queste semplici impressioni negative. Naturalmente, in tutto questo contesto gioca anche un ruolo importante la normativa sui contratti pubblici. Ma veniamo, vi do puramente dei riferimenti molto generali, sicuramente noti a tutti, al contesto normativo che è costituito dalla cosiddetta legge Severino, quindi la legge del 2012 sulla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e poi un ruolo principe gioca per noi sulla trasparenza amministrativa il decreto legislativo 33 del 2013. Hanno comportato un ribaltamento completo della precedente visione perché appunto ormai c'è una totale accessibilità di dati, informazioni e documenti al pubblico e rimane sottoposto alla riservatezza d'ufficio ben poco, potremmo dire. A questa normativa primaria si accompagnano poi una serie di atti di assoluta dignità importantissimi, quali sono le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Io qui ne ho richiamate solo tre, ma naturalmente il consiglio è quello di andare a navigare nel sito dell'ANAC e comunque dare una lettura a tutte quelle che si possono trovare. In particolare nel nostro contesto sono di grande rilievo quelle che si occupano della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, cioè il cosiddetto FOIA, che è quello dell'articolo 5,2 del decreto 33 già richiamato. E poi sono importanti anche le linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. Ugualmente importante è quella relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici di amministrazione, direzione e governo e i titolari di incarichi dirigenziali. A questo si affianca poi un'attività importante del Dipartimento della Funzione Pubblica che ho voluto richiamare non solo perché è un soggetto protagonista assoluto della settimana dell'amministrazione aperta, come di tutta l'azione di Open Government Partnership, perché nel contesto della trasparenza degli obblighi per le amministrazioni a questo riguardo, la funzione pubblica svolge un ruolo di supporto e monitoraggio continuo e ha emanato già due circolari importantissime, una sulla prevenzione della corruzione nel quasi lontano, possiamo dire, 2013, una più recente sull'attuazione dell'accesso civico, dove io qui ho richiamato soltanto i titoli di alcuni paragrafi, ma anche questo è un documento importantissimo che qualunque operatore pubblico dovrebbe conoscere, e sono a mio avviso gli elementi caratterizzanti che ci devono aiutare e spingere a, come dire, alla massima efficacia possibile nella trattazione di questa tematica della trasparenza, rispetto dei tempi di decisione, individuazione dei controinteressati, dialogo con i richiedenti, rapporto con i media e le organizzazioni della società civile e ovviamente una pubblicazione proattiva. Non ho potuto fare a meno di riportarvi testualmente il principio generale di trasparenza affidato all'articolo 1 del decreto 33, del quale mi interessa soffermarmi su solo alcuni elementi, il resto sicuramente vi è noto e comunque lo potete leggere a schermo. Il primo è che la trasparenza oggi deve essere intesa come accessibilità totale dei dati, documenti e informazioni, lo si ricava da altri punti del decreto, quindi io richiamo sempre questa triade, dati, informazioni e documenti, che devono essere oggi disponibili a tutti. In realtà poi si ricava dalla normativa che gli oggetti principali della conoscenza per il cittadino e le imprese sono relativi a tre particolari tipologie di azione pubblica: tutto quello che riguarda la spesa pubblica, quello che riguarda gli incarichi conferiti a soggetti interni come esterni e quello che riguarda gli atti organizzativi generali. Qui mi interessava richiamarvi la norma nella sua interezza,
Perché, come vedete, subito al secondo comma si fa riferimento alla protezione dei dati personali come elemento di limite in qualche modo. Quindi si parla nel primo comma di accessibilità totale, però non assoluta, perché, come vedete, la trasparenza deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni che riguardano tutta una serie di concetti importanti, tra questi la protezione dei dati personali. Quindi il legislatore ha subito presentato, prospettato una visione che ci obbliga a mettere in bilanciamento, come vuole questo webinar odierno, il criterio della trasparenza e il criterio della protezione dei dati personali. Scusate, non è scattata. Ecco. Quindi a cosa ci riferiamo quando parliamo poi in concreto di questo diritto? E qui mi riferisco all'articolo 5. Intanto al fatto che qualunque cittadino, qualunque persona, anche senza avere una, come dire, cointeressenza specifica con la questione della quale si voglia occupare, ha il diritto di sollecitare la pubblica amministrazione che non abbia pubblicato quei dati, informazioni o documenti che fosse tenuta invece a rendere pubblici. E questo è il cosiddetto accesso civico semplice. Ma di più, con l'introduzione del FOIA nel nostro ordinamento, cioè il cosiddetto Freedom of Information Act, si è andati oltre. Nel senso che si può chiedere anche ciò che non c'è l'obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare e naturalmente in questi casi, mi sento di dire, quel bilanciamento con i vincoli di cui parlavo prima, quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto 33, vengono in gioco più che mai, perché mentre con l'accesso civico semplice si sollecita l'amministrazione semplicemente ha un dovere già esistente di pubblicazione di qualche cosa che è ben delineato appunto nel decreto e sono quelle tre tipologie di attività di cui parlavo prima, per il FOIA si va in un campo aperto dove i vincoli sono appunto da attenzionare particolarmente. E comunque dice proprio espressamente riferito nell'articolo 5, il diniego è possibile soltanto per tutelare determinati specifici interessi pubblici, qui ve li ho richiamati, oppure quelli privati, tra i quali spicca di nuovo la protezione dati personali. Questo come teoria. Nella pratica, e qui ho cominciato a entrare, diciamo così, in quella che è la mia esperienza quotidiana come responsabile della trasparenza e anticorruzione nell'AGID. Abbiamo questa incidenza della necessità appunto di bilanciare questi grandi principi, trasparenza da un lato, protezione dati dall'altro, nell'attività quotidiana che facciamo di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti sui portali dell'amministrazione trasparente. E poi la questione viene in gioco appunto quando dobbiamo rispondere a richieste di accesso, in particolare per le richieste, come dicevo prima, di accesso generalizzato, proprio perché in questo caso ci muoviamo in un ambito assolutamente aperto. Io vi ho richiamato qui un caso di cui sono stata oggetto, per esempio, da un organo di stampa. Mi è stato richiesto per una ricerca che stavano svolgendo sulle agenzie e autori e autorità indipendenti del nostro ordinamento, quale fosse la quota di ore lavorative dedicate ai servizi interni, diciamo quelle di automantenimento, rispetto a quelle dedicate a servizi verso l'esterno. E mi sono trovata a dover oscurare determinati dati perché dove l'ufficio fosse stato coperto e diversi uffici coperti da una sola persona abbiamo in AGID, che non è un'amministrazione grandissima e quindi ci sono molti uffici mononucleari, avrei esposto alla conoscenza del tasso di presenzialismo o assenza, diciamo, tasso di assenza, la singola persona.
Quindi, per esempio, in questo caso mi sono avvalsa del principio di protezione dei dati personali per delimitare perlomeno la risposta che ho dato. Un caso forse ancora più delicato ho dovuto affrontare quando, durante una selezione relativa a categorie protette, quindi si trattava di un concorso riservato ad appartenenti alle cosiddette categorie protette, mi veniva chiesto da persona, tra l'altro non partecipante, non coinvolta a nessun titolo alla selezione, di pubblicare anche giorno per giorno la, diciamo, graduatoria degli ammessi o non ammessi. Ora, in questo caso, mi sono sentita anche ovviamente con i colleghi della commissione, che procedeva alla selezione, ho ritenuto che andasse pubblicata, come era doveroso, la graduatoria finale, ma non anche aggiungere dei momenti quotidiani durante la selezione non previsti dalle norme, che avrebbero finito con l'esporre i partecipanti alla conoscibilità della loro appartenenza a categorie protette. Un altro aspetto nel quale ci troviamo a volte a dover bilanciare trasparenza e protezione dati è quello dell'informativa ai controinteressati nel momento in cui dobbiamo rispondere a richieste di accesso. Devo dire che questo tra l'altro viene in gioco non solo nella tematica che ci occupa oggi, ma anche per esempio quando si trattino accessi ai sensi della legge 241 del 90. Sicuramente il momento dell'informativa consente di prevenire eventuali violazioni di riservatezza proprio perché l'informativa permette all'amministrazione di eventualmente tenere conto di quella che è l'ottica dei controinteressati potenziali a questi riguardi. E poi c'è una questione che è nota a molti di voi, risolta recentemente dalla Corte Costituzionale, forse vi farà qualche riferimento più specifico il collega relatore che segue alla mia presentazione, è quella che ha riguardato i compensi dei dirigenti pubblici, dove ad una apertura totale rispetto alla conoscibilità degli elementi e dati patrimoniali, così come avviene per le posizioni apicali, gli organi di indirizzo delle pubbliche amministrazioni, la Corte ha, diciamo, previsto invece, ha risposto a istanze che c'erano state, che hanno finito col sottoporre al suo vaglio la questione di costituzionalità delle norme di cui parliamo, ha alla fine concluso che il compenso dell'amministrazione di appartenenza vada pubblicato, ma non anche tutto il complesso dei dati patrimoniali relativi alle singole persone dei dirigenti. In definitiva, poi, che cosa personalmente ho ricavato dallo studio delle normative in questione? Secondo me, dalla stessa normativa del GDPR, cioè dalla normativa sulla protezione dati, si ricavano alcuni principi che in realtà in parte erano già esistenti nell'ordinamento, c'era il principio di necessità, oggi riversato in quello di minimizzazione, appunto il regolamento ha sicuramente esaltato alcuni aspetti, li ha chiariti, li ha definiti meglio, insieme a tutti i criteri e principi che non sono in questione oggi, quello della maggiore responsabilizzazione di titolari, responsabili e di tutti i soggetti che giocano un ruolo nell'applicazione di questa normativa. Ma ai fini che ci occupano, i principi di minimizzazione e quello di pseudonimizzazione, che vuol dire anonimizzazione temporanea con possibilità di risalire all'identità dei soggetti, diciamo che stanno dietro a un dato, informazione o documento del quale si debba fare pubblicazione. Ecco, questi principi ci aiutano a prevenire la violazione di diritti di riservatezza perché, avendoli presente nel momento in cui svolgiamo il nostro ruolo di soggetti pubblici che devono praticare la trasparenza quotidianamente, ci aiutano appunto a come dire, bilanciare appunto e minimizzare l'errore in questo caso, scusate il bisticcio di parole.
E da questo punto di vista io trovo che le obbligazioni, i vincoli che ci ha imposto il regolamento sulla protezione dei dati personali, paradossalmente in questo campo funzionino in un certo modo da equilibratore del carico sulla trasparenza, perché a questo riguardo ci permettono appunto di contrastare in qualche modo quello che altrimenti potrebbe apparire come un carico insostenibile. E poi, come vi dicevo anche durante la presentazione, la mia conclusione personale è che in questa tematica non sia possibile ricavare un criterio generale valido per tutti i casi, ma che semplicemente in concreto occorra procedere a questo bilanciamento. Ciò che ci obbliga come operatori della pubblica amministrazione indubbiamente a farci carico della conoscenza della normativa e dello studio di questa e dei suoi continui aggiornamenti. E qui mi fermo e vi ringrazio molto per la vostra attenzione e passo a vedere nella chat se ci sono delle osservazioni alle quali io possa rispondere. Grazie. Grazie mille Daniela, veramente il tuo intervento molto chiarificatore, insomma sei partita da una parte teorica, poi normativa, per poi andare a dei casi pratici, quindi penso molto molto utile per tutti. Ti pongo solo una domanda, per ora sulle altre ti lascio il tempo di riflettere. C'è Tiziana Pillitu che chiede una domanda, dice non so se è appropriata, ma chiede secondo lei gli ordini professionali possono tenere i dati dei propri iscritti una volta cancellati dall'albo? È una domanda molto specifica. Infatti, va Allora, bene, se nel frattempo magari ci vuoi provo a riflettere, rispondere in perché sono seguito. delle domande un po' tecniche, quindi io direi a questo punto di passare la parola a Matteo Trapani e nel frattempo riflettiamo su queste domande e proprio perché, come dicevi all'inizio, non abbiamo la risposta pronta su tutto, direi appunto di continuare con l'intervento di Matteo Trapani. Quindi chiedo a Matteo di attivare la sua webcam e il suo microfono e poi magari alla fine rispondiamo ad alcune domande. Grazie Matteo, buongiorno, a te la parola. Grazie, buongiorno a voi e grazie ovviamente per questa opportunità. Daniela molte cose le ha già dette e quindi diciamo non ci ritornerò. Parto anche da un presupposto. Non è possibile affermare che vi è un bilanciamento sicuro, diciamo, che faccia prevalere l'uno o l'altro interesse costituzionale, valore costituzionale, che sia la trasparenza, che sia la garanzia della privacy, quindi ovviamente del dato personale, tanto che diciamo non lo possiamo garantire noi, non lo può garantire la Corte Costituzionale, la quale proprio nella recente sentenza richiamata, nella sentenza 20, afferma proprio che sarà il legislatore a dover ottemperare vari interessi che sono da una parte quello ovviamente della trasparenza e dall'altra quella della privacy. E riconoscendo tra l'altro quella che è una giurisprudenza abbastanza lontana nel tempo e anche affermata, che è una giurisprudenza tra l'altro della Corte di Giustizia, perché la Corte di Giustizia afferma in più sentenze che non esistono automatismi sulla prevalenza di privacy o trasparenza. E questo lascia quindi una serie di questioni aperte, che in verità la recente normativa, e ora andremo a vedere anche come, prova a rimodulare. Non a caso io diciamo il sottotitolo tra il complesso equilibrio tra privacy e trasparenza, che riprende tra l'altro anche una serie di affermazioni anche dottrinali proprio su questo, è un sottotitolo una questione organizzativa e costituzionale. Perché organizzativa e costituzionale? Per una serie di questioni che vedremo. Innanzitutto, anch'io ho provato a mettere queste due parti, la trasparenza e la privacy, su un piano, sullo stesso piano. La trasparenza da una parte, la privacy dall'altra, e capire qual è il paradigma oggi di bilanciamento. La trasparenza, ho riportato qua alcune fonti, non sono verità tutte, perché soprattutto sulla trasparenza, come ha detto giustamente Daniela, è andata di pari passo a una serie di normative, soprattutto sulla normativa sulla anticorruzione, che ovviamente ha nel tempo avuto una sua evoluzione. Prima si parlava di percezione, c'era chi giustamente scriveva
vedevo nelle domande se oltre alla percezione, che anch'io reputo un indice, diciamo, quantomeno limitato e relativo, vi possono essere anche altri indici. È evidente che vi siano, e questo, su questo anche la stessa Corte Costituzionale più volte ha affermato che vi devono essere, per esempio, una disciplina preventiva differente e anche forse più composita, anche per quello che sono poi le nuove tecnologie, no? Perché proprio le nuove tecnologie interessano, hanno interessato il GDPR, perché non a caso, proprio nel GDPR, si inizia a parlare di nuove tecnologie, processi automatizzati, banche dati, e nella sentenza della Corte si parla tra l'altro proprio di questo, cioè di dati che vengono lasciati in un luogo che può essere web, quindi pubblicati, ma senza una loro categorizzazione, senza che questi effettivamente siano, diciamo, in qualche modo riportati alla propria natura effettiva. E allora qui c'è un'esigenza, la trasparenza ha una modifica, la trasparenza nasce, si evolve. Nella legge 241 del 90, articolo 22, tutela un tipo di trasparenza, cioè quella relativa al buon andamento, all'imparzialità e alla legalità, che è obiettivamente. Si parte da un interesse individuale per andare verso un collettivo, ma la preminenza è per l'interesse individuale. Ovviamente tutto ciò anche aiutato dalla pubblicazione, la pubblicazione sui siti che avviene con la legge che conoscete del 99. Inizia a cambiare però il paradigma, e cambia il paradigma perché cambia anche il diritto aerounitario. Cioè, non a caso la sentenza della Corte Costituzionale è interessante per due motivi. Primo, perché richiama la giurisprudenza della Corte. Secondo, perché in ambito processuale richiama il rapporto del diritto unitario col diritto interno. Non a caso, come sapete, la privacy e soprattutto la privacy, ma anche, diciamo, la trasparenza, l'accessibilità del dato, ha avuto negli ultimi anni una forte disciplina di stampo comunitario e ovviamente europeo. Il decreto legislativo 33 del 2013 cambia il paradigma. Perché non si ha solamente la trasparenza come puro accesso alle atti o come pubblicità legale, ma come trasparenza, come compartecipazione del cittadino. Quindi si passa dal diritto individuale a un diritto collettivo. E questo sarà importante ovviamente per il bilanciamento, no? Perché diritto individuale e diritto collettivo è evidente che ha un altro peso ed è bilanciabile in modo differente. Anche nella valutazione dell'operatore deve essere differente. 97, decreto legislativo 97 del 2016, si ha poi l'accesso generalizzato, del quale Daniela ha già parlato. Sulla privacy sappiamo che vi sono fondamentalmente due: il più recente, il GDPR, il decreto legislativo 4, il decreto legislativo 101 del 2018, che cambia anche questo un paradigma. Se andiamo a vedere, per esempio, il che va a studiare proprio l'innovazione del GDPR, si può vedere che effettivamente qui si parte da una questione, cioè la garanzia del diritto individuale di circolazione, come circolazione dei dati, ma come diritto sia individuale e collettivo, perché il dato deve circolare sia per motivi economici e anche ovviamente per motivi pubblici e sociali. Ma il dato che circola deve essere garantito sia nelle modalità in cui circola, sia nelle modalità in cui viene trattato e viene eventualmente cancellato. Come sapete, ovviamente la cancellazione avviene dopo un periodo che anche nel caso dei dati professionali esiste. E qui si ha quindi un doppio piano, la trasparenza da una parte e la privacy dall'altra. Allora, trasparenza e privacy. Si devono avere, si hanno però dei punti di contatto. Innanzitutto i codici di condotta, perché in tutte e due le previsioni normative vi è la possibilità di codici di condotta. Vi sono registri, registro degli accessi, registro dei trattamenti, e questo fa capire come anche lo stesso legislatore si pone sullo stesso piano. E nello stesso momento, si pone anche la necessità di un trattamento del dato secondo criteri che garantiscono la trasparenza mediante la circolazione del dato stesso. Ecco allora come lo stesso GDPR va a affrontare la questione della trasparenza. Perché
ovviamente afferma che sì, è vero, deve essere garantita la privacy dell'individuo, in quanto ovviamente sappiamo che il dato rappresenta non solamente, diciamo, alcuni aspetti della personalità umana, ma può addirittura essere essa stessa la personalità umana, cioè dove l'individuo trova la sua esaltazione, la sua rappresentazione. E quindi il GDPR pone anche questo dei limiti, cioè la necessità di contemperarlo con il principio di pubblico accesso ai documenti ufficiali. E proprio per questo, nel quarto considerando, il GDPR afferma che il diritto a protezione dei dati di carattere personale va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Ora, il principio di proporzionalità e il test di proporzionalità sarà poi il test utilizzato dalla Corte, dai giudici, e poi vedremo anche chi saranno gli interpreti di tutto ciò, proprio per capire dove finisce e inizia la garanzia di questi due diritti. È evidente che quindi cambia il paradigma. Cambia il paradigma perché l'accesso non garantisce più la sola sfera individuale, ma soprattutto i diritti collettivi e la garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione. Cioè, si ha un soggetto che è partecipe alla pubblica amministrazione e al potere pubblico. Una nuova forma di democrazia, molti affermano, e questo è vero. È evidente che tutto ciò comporta proprio per permettere un buon bilanciamento, che questo sia mobile, cioè che sia fatto caso per caso, come diceva giustamente prima Daniela, un travaglio. È faticoso, faticoso nel senso che ovviamente interessa non solamente il legislatore, che è il primo ovviamente che deve bilanciare, ma interessa altri operatori. È difficile e incerto, perché è evidente che in questo caso, essendo due valori costituzionali, ed essendo due valori costituzionali in potenza che sono equiparabili, è evidente che in questo è complicato capire dove e in quali casi uno cede all'altro o se tutti e due devono essere bilanciati in altro modo. È nuovo e ovviamente instabile. Vi è quindi un'esigenza di bilanciamento, soprattutto, come ho detto, anche con le nuove tecnologie, che decontestualizzano il dato, e quindi decontestualizzando il dato, cosa avviene? Avviene una necessità di garantire almeno tre questioni: la libera circolazione di questo dato, la dignità individuale e la libertà personale. Prima veniva richiamata protetta l'articolo 9 del GDPR, che sono particolari dati personali, e viene richiamato anche un caso concreto. Ecco, in quel caso è evidente che la questione della dignità individuale è da mettere sul bilanciamento, ma capiamo bene che dignità individuale è un principio, tra l'altro, diciamo, previsto in senso molto lato nella nostra Costituzione, in quanto non è previsto come articolo, ma unisce una serie di principi fondamentali. Ecco, in quel caso ovviamente la dignità individuale deve essere bilanciata dal legislatore. Allora, come il GDPR e la recente normativa interna di accesso, come è approvata a bilanciarlo? Innanzitutto sul piano organizzativo, cioè si è provato a creare un piano organizzativo che disciplinasse i vari passaggi, sia del trattamento del dato, nel caso ovviamente del GDPR, sia dell'accesso al dato, dando responsabilità a chi gestisce, per esempio, l'accesso al dato, dando responsabilità a ovviamente due autorità di settore di poter emanare linee guida e di poter su questo confrontarsi. Quindi ci sono organizzazioni differenti, differenti responsabili, proprie regole e ovviamente un dovere di organizzazione e di individuazione dei responsabili. Quindi la responsabilità da parte della pubblica amministrazione di seguire passo passo l'attuazione della normativa. La trasparenza e la privacy sono due valori di rango costituzionale. Questo lo affermano molti, diciamo, costituzionalisti, lo afferma la giurisprudenza, lo afferma la dottrina. Quindi, essendo due valori di rango costituzionale, devono essere bilanciati l'uno con l'altro, valutando che cosa? La ragionevolezza del caso concreto, e facendo un test di proporzionalità.
Ovviamente la privacy quindi diventa che cosa, come avevo detto all'inizio, non più un valore individuale, ma ha una funzione sociale, perché ovviamente la sua funzione sociale, come afferma anche la stessa Corte Costituzionale, è quello di garantire che il dato sia quello visibile, sia da parte di tutti accessibile e ovviamente ben valutabile. La Corte afferma, un esempio su tutti, è inutile pubblicare tutti i dati e una marea di dati, perché questo non crea maggiore trasparenza, ma crea minore trasparenza e quindi va contro a quello che è la ratio di tutto ciò. E allora su questo c'è un ruolo importante che hanno questi diritti. Due diritti, il diritto alla privacy e il diritto alla trasparenza, con due eccezioni, positiva e negativa. Positiva perché la possibilità dell'utente, del cittadino, della pubblica amministrazione di compiere delle azioni, e l'accezione negativa, cioè la necessità che in alcuni casi non vi sia contrapposto da parte della pubblica amministrazione alcun atto e che quindi vi sia la possibilità da parte del cittadino di poter godere dei propri diritti. Diventano quindi dei valori costituzionali collettivi che, a differenza, diciamo, di qualche anno fa, sono stati messi in uno stesso piano, cioè non vengono visti come valori individuali e polarizzati, da una parte la privacy, dove finisce la privacy, inizia la trasparenza, ma la privacy è strumentale alla trasparenza e viceversa. Cioè è l'individuo che, grazie soprattutto alla trasparenza e quindi alla necessità di poter accedere a tutte le informazioni, accede solamente alle informazioni che sono necessarie e utili. Non informazioni che sono proprio di un voyeurismo che la stessa giurisprudenza va a identificare come non legittimo. Quindi si passa da una prospettiva difensiva e polarizzante della privacy ad una inclusiva ed attiva. Cioè, la trasparenza come il dovere e come diritto. E la privacy non è solamente una limitazione, ma permette un'analisi dei dati che sono utili per la costruzione di un nuovo modello di democrazia, il cosiddetto panopticon digitale, cioè una partecipazione politica e sociale che permette all'utente, al cittadino, non solo di conoscere dati e magari conoscere con un proprio interesse legittimo, ma anche la possibilità di cosa fare, di poter interagire con la pubblica amministrazione. E questo è senza dubbio quello che il GDPR e ovviamente la normativa sulla trasparenza hanno permesso in questi anni. Ovviamente bisogna vedere la trasparenza e la privacy come strumenti che permettono, che sono valori costituzionali, sono al servizio della persona, diciamo, sia la persona sia la protezione della persona e soprattutto che cosa? Una sua realizzazione nell'ambito digitale. Perché è evidente che la questione principale è nata con la digitalizzazione, quindi con la possibilità di accedere maggiormente al dato. Quindi sostanzialmente si ha un approccio meno semplicistico e meramente organizzativo, e fortemente anche organizzativo. Ovviamente la trasparenza e la privacy sono viste come una declinazione di una stessa esigenza. Cioè, si pone la questione: privacy e trasparenza sono bilanciabili o sono esso stesso la bilancia che deve, diciamo, bilanciare, scusatemi la ripetizione, altri valori costituzionali? Beh, oggi privacy e trasparenza hanno più punti di incontro che punti di scontro, come invece avveniva. Ovviamente dobbiamo, provare a concludere in qualche modo. Dobbiamo provare a concludere per capire proprio chi bilancia e come bilancia, perché è evidente che chi bilancia in primis è il legislatore italiano ed europeo, che ovviamente ha la necessità di bilanciare perché ha la necessità ovviamente di trovare una disciplina che gli permetta, seppur astratta, generale e oggettiva, di essere innovativa e quindi di poter trovare una prima, diciamo, interpretazione, quella autentica. Poi ovviamente ci sono le autorità.
autorità che ovviamente hanno la necessità di attuare la disciplina anche spiegandola. E poi veniva chiamato prima, concordo assolutamente, sul ruolo che hanno i responsabili interni. Cioè, il DPO, il responsabile per la trasparenza, hanno un ruolo importantissimo perché non solo attuano, ma interpretano sul proprio, ovviamente, lavoro quotidiano quello che è il bilanciamento. Perché è evidente che il legislatore, l'autorità, non può e non potrebbe verificare ogni caso concreto. E allora, su questo, poi, se non è possibile un ulteriore bilanciamento, saranno poi i giudici alla Corte. E innanzitutto, com'è che si può anche bilanciare modificando? Vedo che vengono richiamate più volte la pseudonimizzazione e quindi l'anonimizzazione. Ecco, eliminando innanzitutto il conflitto, provando a ridurlo il conflitto. Non a caso, sia il GDPR, soprattutto, ma anche in parte la normativa sulla trasparenza, permette degli strumenti che sono la privacy by default e l'anonimizzazione. Cioè, quando è possibile anonimizzare il dato o creare una privacy by default, allora a quel punto non si pone il problema della privacy e si può attuare una trasparenza perché già è stato bilanciato la privacy. Se non è possibile questo primo preliminare, eliminazione del conflitto, si entra nel conflitto. Ci sono quindi le linee guida che vanno a esplicare meglio quelli che sono effettivamente la necessità di pubblicazione, come si pubblica, di chi ha la responsabilità, quali sono i dati e tutto, e si deve nel caso valutare anche un'altra questione, cioè il nesso di causalità, perché il nesso di causalità è alla base del ragionamento giuridico, cioè dalla pubblicazione di quel dato vi è una causalità che permette un danno a un cittadino utente che, ecco, nesso di causalità porta con sé il test di pregiudizio. Cioè, io mediante la pubblicazione di quel dato faccio un pregiudizio, ecco, allora se abbiamo questo sentore è evidente che in questo caso vi è la necessità che io valuti quale sia il dato pubblicabile e se questo interesse collettivo è preminente su un interesse che risulta essere in larga parte individuale, ma che è una sfera collettiva, che è quello della tutela della dignità della persona. Avendo fatto questo, devo analizzare qual è il dato, cioè devo evitare che anche le nuove tecnologie mi permettano di decontestualizzare il dato e quindi far sì che il dato diventi non quello che è realmente, cioè diritti e doveri di una persona dentro alla rappresentazione della personalità. Ma che diventi effettivamente questo, cioè diventi un qualcosa di valutabile e un qualcosa effettivamente di qualificabile. E ovviamente abbiamo la possibilità di coinvolgimento degli interessati. Coinvolgimento degli interessati permette che cosa? Permette ovviamente che vi sia un continuo controllo sia da parte del pubblico che del privato di quello che è l'utilizzo del dato, di quello che è la possibilità, diciamo, di migliorare la pubblicazione per renderla più accessibile ma garantire privacy. In definitiva, noi abbiamo una serie di questioni ancora aperte. Innanzitutto abbiamo la questione relativa alla privacy e alla trasparenza come tema che è presidiato dall'ordinamento. È presidiato dall'ordinamento e come tale ha avuto una propria riorganizzazione. Sia in tema di visione collettiva, quindi una ricostituzionalizzazione del dato e quindi di quello che pubblichiamo, non come individuo ma come collettività e come interesse collettivo, sia una riorganizzazione, come ho già detto prima, mediante la configurazione di un'organizzazione, di una responsabilità di alcuni responsabili e di altre figure, una derivazione eurounitaria della disciplina che permette anche al legislatore italiano di potersi inserire in una normativa che ha una comunque applicazione in ambito europeo, un rivolgimento organizzativo che permette, mediante ovviamente rispetto al principio di legalità, che si conoscono quali siano i procedimenti, e conoscendo i procedimenti, e quindi anche garantire che questi siano rispettosi di tutte le normative. E una interazione continua tra privacy e trasparenza.
come declinazione, come due declinazioni della libertà individuale dell'individuo e la sua partecipazione al percorso democratico. È evidente che se noi la guardiamo sotto questo aspetto, cambia lo stesso paradigma, perché la Corte giustamente dichiara incostituzionale la parte in cui si pubblicano dati che non interessano al percorso democratico e alla partecipazione, sarebbe illegittimo non pubblicare dati che invece interessano alla partecipazione al percorso democratico. Quindi si deve superare l'approccio conflittuale e rigido, ponendo al centro che cosa? Il test, il pregiudizio, il nesso di causalità e il bilanciamento umano. Ecco, in tutto questo direi che possiamo finire, vi sarebbero molte altre cose da dire ovviamente, però credo che già da questo si può vedere diciamo, quello che è un bilanciamento complesso, ma che oggi trova delle regole e che evidentemente trova anche più istituzioni che possono farlo, dal legislatore a chi è poi dentro la pubblica amministrazione. Benissimo, grazie mille Matteo, veramente degli interventi molto interessanti che infatti hanno anche animato la chat con numerose domande, dubbi e interventi di riflessione, insomma, su questi temi. Daniela, ho visto che hai risposto a tantissime domande in diretta, quindi le abbiamo praticamente esaurite. Non so se vuoi un po' concludere questo webinar. Perché non so, adesso poi mi dirai Michela se posso averle, conservarle, vedere se riesco a rispondere. Naturalmente, ribadisco quello che ho detto all'inizio, io non sono né appartenente all'ANAC né al Garante, quindi non pretendo affatto di avere la risposta ufficiale rispetto alle vostre questioni e, come nella presentazione che ho fatto, ribadisco che porto una mia esperienza e rispondo in quanto soggetto che si occupa di queste materie nell'ambito di tanti altri mestieri che faccio nell'amministrazione di appartenenza, come tanti di voi sicuramente pure fanno. E quindi ecco, prendete con beneficio di inventario quello che io posso rispondere. Grazie, scusate. Benissimo, grazie Daniela. Allora sì, possiamo sicuramente esportare la chat e magari estrarre delle domande e risposte, cioè, possiamo pubblicare sempre nella pagina dell'evento, quindi sicuramente questo possiamo farlo. Dunque io direi che a questo punto possiamo chiudere il webinar, a meno che avete qualcos'altro da aggiungere. Vi comunico che le presentazioni sono state già, dei nostri relatori sono state già pubblicate su EventiPA, quindi potete già vederle. Invece per la registrazione dovete aspettare il pomeriggio. Per gli attestati dovete aspettare un po' il tempo di fare delle verifiche e poi avrete l'attestato di partecipazione e potrete anche darci un feedback a questo webinar. Allora, se non avete niente da aggiungere, io chiuderei. No, no, no. Benissimo. Va bene, allora vi ringrazio moltissimo per i vostri interventi, ringrazio anche i nostri partecipanti che oggi sono stati numerosissimi. E ci vediamo al prossimo webinar. Ricordo ai partecipanti che abbiamo altri webinar tra oggi e domani, quindi di andare a curiosare su EventiPA, eventualmente iscriversi o andare a vedere anche le registrazioni dei precedenti webinar. Grazie a tutti e buona giornata.